Il brano del Vangelo di oggi è chiaro. Saremo giudicati sull'amore, cioè sul nostro concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più piccoli e bisognosi. Quel mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù. Quell'ammalato che devo visitare è Gesù. Quel carcerato è Gesù. Quell'affamato è Gesù. Il nostro cuore sarà pesato sull'amore, sulla carità evangelica di cui Gesù è somma testimonianza. Ci sono due grandi punti di riferimento per snocciolare la carità che ci chiede Gesù. L'inno alla carità di San Paolo e il Vangelo del giudizio di Matteo 25. La lettera di San Paolo delinea numerose implicazioni della carità: la pazienza, la benevolenza, l'umiltà, l'amabilità, la generosità, il perdono, il rallegrarsi per il bene altrui, la fiducia, la sopportazione. Mentre nel Vangelo di Matteo la carità soddisfa e parte dai bisogni primari, come la fame, la sete, il coprirsi dal freddo, l'accoglienza, la vicinanza nelle difficoltà. Entrambi i testi mostrano una carità molto concreta e al tempo stesso profonda, elevata, spirituale, proprio come quella descritta nel Vangelo di oggi. Con l'aiuto dello Spirito Santo chiediamoci se la nostra carità ha almeno una delle implicazioni appena evidenziate, o se la routine, la fretta, le distrazioni hanno già reso opaca la qualità del nostro amore.